mancano 2 giorni alla prova e se ne va senza di me. Non lo farebbe mai. Eccomi nuovo. Nuova, anzi. Che cosa ci fa lassù? No, sta lì, si vuole suicidare. E io prendo un'altra strada. Ma non la può. Perché non si arrampica? Aloy. Che barba. Voglio prima fare questa commissione. Devo parlare con Grata la Stramba. Me lo tengo per il cammino. Magari faccio. Non ho ancora capito. In alto a sinistra c'è una linea verde. Quella di sopra è la vita. 230. Ma la linea verde sarà qualcosa legato a. Attenzione, sento. La voce. Salve, Grata. Oh, madre. Dopo il mio esilio. Non ho forse la stessa costanza di un fiume? Non sono rimasta salda come la roccia? Mostrami la tua grazia, madre, e occupati di me ancora una volta. Nessun problema. Prenderò i conigli. Oh, madre, sento la tua voce nel vento. Conterei le tue benedizioni sui grani della preghiera. Ma li ho persi sul belvedere orientale. E le mie ossa sono troppo vecchie. Quindi ti servono i conigli e il tuo ciondolo stavolta? Va bene, ci vediamo al tuo campo. Sto stramba. Oh, posso uccidere? Mi dispiacerebbe in realtà. Più fresca non si può. Grata sarà anche devota, ma servono braccia forti per raggiungere velocemente il belvedere. Perché continua a sentire un rumore? Sbagliato tasto. No, stavolta premo triangolo. Cosa? Oh, wow, figo. Thank you.
Ti ringrazio per la tua grande gentilezza. Qualcuno dovrebbe ricordare. Solo perché mi evitano non significa che non possa passare. Non parlerò con chi è stato emarginato dalle matriarche. Madre, proteggimi. Credo che voglia fare conversazione. Dove posso mettere le trappole? Allora, siamo appena usciti dalla Valle dell'Abbraccio, il posto in cui ha sempre vissuto Aloy finora, e mi sono trovato nel posto in cui Rost mi ha detto che dovevo sconfiggere questo nemico da solo. Il problema è che è troppo forte, ha un'aura potentissima. Il suo punto debole si trova sotto la pancia. Mi ha visto. Vedere cosa mi vede. Ho ucciso. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Vai. E dammi tutto. Qualche lezione dell'ultimo minuto? No. Hai imparato ciò che la natura doveva insegnarti. Sei stato tu a insegnarmi, non la natura. Non sono sicura che arco e lancia mi servano là dentro. È con l'arco e la lancia che otterrai quello che ormai desideri da anni, Aloy. Risposte. Che devo aspettarmi una volta dentro? Troverai gente che banchette e festeggia, più di quanta tu ne abbia mai vista. Nessun villaggio come cuore della madre. È la sede delle alte matriarche, un centro della vita Nora, un gioiello della terra sacra. Dalle tempo e te ne innamorerai, come me. Quando ero nella tribù. È vero, ma perché è stato esiliato? Perché non è più nella tribù? No. Dovresti restare con la tribù. E io sarò sempre un emarginato. Ma te l'ho detto, ho pensato a tutto. Verrò da te in segreto. Sarò io a infrangere la legge, non tu. Tu non dovrai nemmeno parlarmi. Questo attaccamento a me ti sarà soltanto d'intralcio. Desidero che tu ti integri nella tribù. Hai vissuto isolata troppo a lungo. Non è stato così finora. Per il tuo bene. Devo andare dove non potrai mai trovarmi. Questo è un addio. Mi dispiace tantissimo perché
Devo lasciarlo andare. Per ora. C'è ancora prima troppo che non capiamo. Poi vedrò dove portano le sue tracce. Sì, dobbiamo trovarlo. Perché? Perché si comporta così Rost? Torna indietro, Emarginata. O Sanguina. È una tua scelta. Largo, spostatevi! Audaci, fatela passare. Lei è la benvenuta. Cuore della madre è aperto per te. Vieni, la maggior parte dei Nora non è come quegli idioti. Tu sei Tirsa. Chi altri se no? Vieni con me. Attendo questo giorno da molto tempo. Ma Tirsa non è invecchiato. Oh sì. Ma per il momento devo lasciarti. Ho altri stranieri da tenere al sicuro stasera. Tu cosa? Emissari di un'altra tribù, i Karja, venuti ad assistere alla prova nonostante i Nora li odino. Secondo me sedersi è sotto... Aloy! Sei tu, vero? Di qua! Tre figli. Chi è questo? Servono tre figli a un Nora comune. Aloy, qui sei Aloy, giusto? È così che ti chiami, vero? Sei tu il vecchio amico di cui parlava Tirsa? Non ti conosco. Oh, non ti ricordi di me? Beh, è stato molto tempo fa. Mi chiamo Teb. Eri la metà di me quando mi hai salvato da una mandria di macchine. Ah, è lui. Mi ricordo. Volevi ringraziarmi? Non l'ho mai dimenticato. Ho sempre sperato di rivederti se avessi partecipato alla prova. Come vedi, non ho avuto successo come cacciatore. Servo la tribù come tessitore, invece. Creo ornamenti e corazze. In vista di questo giorno ho realizzato un abito per te. Spero ti piaccia. Oh, grazie. Quanto mi costerà? Costare? Nulla. Ok, vediamo adesso. Ah, molto meglio. Qua si mangia. Posso riscaldarmi? Sì. Interessante, è vero. Jarg, scendi subito di lì. Dove sta Jarg? Non ti basta essere ubriaco? Perché devi metterti a scalare case? L'alta matriarca Tirsa ha esagerato stavolta, invitando questi sanguinari Karja nelle nostre terre. Quello che vuoi è che non mi diverta affatto. Bene, resta pure tutta la notte sul tetto. Sì, lo farò. Sì, sono ubriaco.